E gli italiani sono tornati anche a muoversi massicciamente, perché stiamo parlando di circa 10 milioni di persone che, ad esempio, proprio per il Capodanno si muoveranno con un budget anche abbastanza consistente, circa 450 euro secondo l'ufficio studi della Confcommercio. Nonostante le spinte inflattive, nonostante il fatto che il caro bollette ha drenato dalle tasche degli italiani parecchi denari, le nostre aspettative sono assolutamente ottimistiche, sia per quanto riguarda il comparto ricettivo che sta registrando un'ottima occupazione delle proprie strutture, sia per quanto riguarda la ristorazione. E la nostra città, ma la Liguria tutta, offre un ampio ventaglio di scelta ristorativa, quindi credo che potremo soddisfare un po' tutte le richieste. Noi speriamo veramente che il governo velocemente vari il nuovo patto fiscale e nuovi pacchetti di sostegni per le imprese, perché noi abbiamo veramente bisogno di svalicare questo periodo, abbiamo bisogno che il comparto manifatturiero torni a trainare la nostra Italia nel 2023 e che la crescita sia, come è già stata negli ultimi 21 mesi, assolutamente sostanziosa e che possa dare un forte abbrivio, un traino per tutto quello che riguarda il terziario, perché ricordiamoci, insomma, che senza il comparto produttivo noi non riusciamo a far vivere bene le nostre aziende. C'è bisogno di qualcuno Certo. che crei la ricchezza attraverso il manifatturiero e poi attraverso la distribuzione possa il terziario e tutto il comparto dei servizi e del commercio averne beneficio. Quindi abbiamo veramente bisogno che l'Italia consolidi questa crescita e non abbia battute d'arresto, e speriamo che non arrivi un altro cigno nero, per così dire, un altro fatto non aspettato, come è stato l'aumento dei costi energetici, che proprio non ci voleva, perché dopo 3 anni di Covid ci mancava solo quella.